God bless the company. God bless them. Ciao a tutti amici, benvenuti su Diplomacy is not an option. Questa è una demo che andiamo a provare assieme. Ha una lingua italiana, realizzazione in italiano, quindi sono molto contento di ciò. Ok, il tuo nome. Demo o tutorial? Vediamo un attimo il tutorial, come è composto, vediamo cosa fare, vediamo che ci dicono. Ah, ok, proprio non c'è conoscenza che non sia potere. 21, ah, madonna. WASD, ok, potere del mouse classico, ok. Ah, seleziono diversi spadaccini, mi seleziono tutti e attacchiamo. Zamoros Royo. Perfetto, lancio incantesimo evocazione. Oh yeah, bellissimo, bellissimo. Cosa dobbiamo costruire? Abitazione di raccogliatore. Dove cazzo? Ah, ok. Molto piccolina. Bene, un po' più veloce possibilmente, grazie. Perfetto. Cavano dei pescatori. Sempre qua? Sì. Perfetto, facciamo. Possiamo fare due? Allora, facciamone uno, una segheria di qua. Perfetto. Ah, anche questo è il range di azione. Quindi lo mettiamo qua. Ah? Che cazzo è qua? Che cazzo è questo? Cosa cazzo è questo? Sembra che qualcuno sia morto. Come cazzo è morto? No, come è morto? Devo costruire l'abitazione dei becchini. Ma che vuol dire? Ah, ma così proprio. Va bene. Casa dei becchini e il cimitero. Mettiamo. Madonna mia, che cosa traumatica. Dove puzzano? Guarda come puzzano. Perfetto. Ok, quindi trasportano i cadaveri qua. E dobbiamo costruire due case. Due case che mettiamo non vicino al cimitero, possibilmente le mettiamo qui. Vicino alla casa dei becchini, però. Che spettacolo, eh? Molto interessante, mi sto sta piacendo. Ok, che dobbiamo costruire la casa dei costruttori. Dove devo andare, scusatemi? Qua. Ah, bellina. Questo è che serve. Ah, finisce più velocemente i tempi di costruzione. Perfetto, lo mettiamo sulla destra del castello, se siamo da questa posizione. Perfetto. Evita la costruzione di edifici uno accanto all'altro. Porco Giuda, sbagliato già all'inizio, benissimo. Ebbene, non è come altri giochi, giustamente. La grafica mi piace molto, i suoni pure, l'ambiente generale, la grafica mi piace. Mi sta piacendo tutto, quindi veramente molto interessante. La ricerca. Cosa ha chiesto? Ah, una qualsiasi ricerca. Un legno trattato, cosa mi dà? Ah, ok. Quindi più 30% di durabilità per le costruzioni in legno. Kit di strumenti avanzati. Scarpe comode. Facciamo questo, va. Una sta male. Dobbiamo costruire un ospedale. Assolutamente. Lo facciamo subito. Lo facciamo qua. Vicino ai costruttori. Perfetto. Ok.
In Diplomacy non è un option, il nemico ti attaccherà ad ondate. Per di più, il tuo insediamento è circondato da accampamenti nemici. Generalmente dovrai respingere diverse ondate di attacco per vincere. Puoi vedere su una minimappa dove da dove arriverà un'ondata di nemici più vicina. Quindi i nemici ti attaccheranno da qui, in teoria. Allora, devi aumentare la tua potenza militare per poter affrontare i nemici più forti. Quindi bisogna costruire una caserma. E la costruire proprio al centro del villaggio. Un obelisco semplice, cosa mi offre? Un raggio astrale. Ok, costruiamo. Addestriamo un po' di arcieri. Research complete. Ricerca completa, quindi facciamo questo. Ah, cazzo. Quindi va in base a ciò che io giustamente ho. Cosa mi fa questo? Facciamo questo. Oh, sta buono. Venite a sporto qui perché non so dove attaccheranno i nemici. Research complete. Mura di legno. Fermi. Dobbiamo costruire delle mura di legno. Quindi, allora, come si fa? Ma qui, aspetta un attimo. Torre di guardia, torre di legno, no? Io voglio il muro. Ah, ma va a cagare. Così, perfetto. E facciamo anche un muro qua. Non lo fa? Ah, ma io non ho legna, cazzo. Ok. Cioè, ok, niente, ok, cazzo, ok. Fermi un attimo. Poca legna. Ah? Sure. Bene le voci. There. Aspetta un attimo. Ma qua il muro non è chiuso. Che siamo impazziti? Cioè siamo impazziti? No, abbiamo poco cibo. Va bene. Oh, yeah. Abbiamo poco cibo. Dobbiamo fare un'abitazione. Però non abbiamo. Ah, non ce l'abbiamo. Our food stores are almost empty. Sì, sì, ho capito. Dividere il tempo. Sì, sì, lo so. Appena abbiamo un po' di legno in più, possibilmente anche degli abitanti in più, perché altrimenti siamo come pezza al culo. Vabbè, vediamo un attimo in da farsi. Dobbiamo costruire delle torri. Innanzitutto facciamo un cancello sicuro. Però vorrei che si chiudesse. Dai, che cazzo. Torri di guardia o torri di legno? Ma la torri di guardia che fa? Apparently, some people have resorted to eating rats, sir. Perhaps we should gather more real food. Fermo, abbiamo 6 persone. Quindi, capanno dei pescatori subito. Un'altra cosa di Buck. Ok, ma io da qua quindi. Quanti acceri posso mettere? No, mio. Ah, così proprio, tutti quanti posso mettere. Proviamo a fare una cosa. Enemy forces are approaching. Sono the people are starving, sire. Allora. Solamente serve il cibo per fare questo. Vediamo da dove arrivano. D'accordo, ok.
come immaginavo. Perfetto. Il problema della carestia sarà molto importante. Comunque, come tutorial mi è piaciuto. Un tutorial semplice, carino, una buona grafica, un buon sound, una bella ambientazione. Sarà un ottimo tutorial, da come abbiamo visto è un ottimo tutorial. Un tutorial fatto molto bene. Quindi ragazzi, questo Next Explorer finisce qua. Questa demo di questo videogioco vi consiglio di provarla. Molto bella, molto interessante, un gioco molto interessante. Ve l'ho detto, bella grafica, in italiano, molto intuitivo. Dovete essere bravi a gestire il vostro castello, la vostra città. Mi ricordo un po' Stronghold. Molto bello, una grafica che poi è accattivante. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e ditemi se volete vedere un altro episodio di Diplomacy is not an option. Ciao ragazzi!